Comunque che cazzo adesivo che devono mettere gli svizzeri sulla macchina e la moto? Orrendo, veramente, c'è, cioè, inguardabile. Non so neanche cosa cazzo serva. A niente. Ti danno 80 euro di multa se non ce l'hai su. Ma in Italia? Sì, anche in Italia. No, nel senso, in Italia se gli svizzeri non ce l'hanno? Soltanto che è targato Svizzera deve avercelo. Quello non ce l'aveva. Quello neanche. Quello neanche. Questo neanche. Sì, ma arrivi nella macchina. Ci sei? Sì. Bene, fans, abbiamo fatto pausa pranzo qua. Ah, guarda che c'erano dei signori al sasso più avanti. Pausa pennichella anche. Abbiamo fatto pausa qui, abbiamo fatto volare il drone. Mi sono accorto sfortunatamente che 2 batterie su 3 si sono gonfiate. Il che vuol dire che sono da buttare. Il che vuol dire che costano 140 euro a batteria. Il che vuol dire che sono 280 euro buttati nel cesso. Dai, magari si sgonfiano. Dubito fortemente che una volta che si sono gonfiati si sgonfino, ma me lo auguro. Comunque stiamo scendendo dalla Ullierpass, arriveremo a Silvaplana, poi da lì gireremo a sinistra verso St. Moritz. In tutto questo sono le 3:20 di pomeriggio, la giornata continua a essere spettacolosa, Lady KTM subisce un po' l'abbiocco. No dai, ci sono, ho fatto un pisolo su un sasso. Ci delizierà ancora con le sue incredibili perle o con i... Ah? Discorsi di un certo livello, insomma. La Madonna, cosa stanno facendo qua? Una piramide? Sarà una capa, boh. Guarda quante mucche. Oh, le mucche. Guarda le mucche. Guardaci. Guarda, c'era anche un piccolissimo. Comunque il nervoso per le 2 batterie gonfie mi ha fatto venire mal di pancia da nervoso. Il che vuol dire che produrrò molti gas serra. Bene, vuol dire che moriremo tutti. Ma siamo all'aperto, poi rimango nella tuta. Ah ok, allora marcisci solo te. Ma più aria che marciume. È proprio un effetto collaterale del nervoso. L'Uglier a scendere da questa parte non è niente di che. Sì, è proprio corta. Anche perché parte da 2002 e arriva a circa 1700 e c'è poco dislivello e la strada è corta. Mentre dall'altra parte è molto molto lunga se si prende dall'inizio ed è anche molto molto divertente. Esatto. Attenzione, tutti i kite nel lago. Wow, guarda che bello. Vabbè, mi sembra di essere un po' colico, eh. Aspettate, guarda che mi è costo un secondo qua. Facciamo vedere ai fans il paesaggio qua in Svizzera. Questo è il lago di Sils e quello è il lago di Silvaplana, che c'è lì il divisorio. E vedete che sono dentro tutti a far kite. Se qua giù giriamo a destra, andiamo verso il Maloja, cosa che faremo stasera. Mentre adesso giriamo a sinistra e andiamo verso l'Albula. Attention coda, Eins by Polizei, non so se superare o no. No, intanto è lì la rotonda. Questo è Grenoble, non è vero? Grenoble in Francia. Grigioni. Sì, GR Grigioni. GR Grigioni, B è Berna. ZH sarà Zurigo. Noi dobbiamo andare a sinistra. Sì. Beh, comunque ci sono anche degli svizzeri poveri col Subaru Baracca. Col Subaru Baracca. Ma da quant'è che non entravamo in Svizzera? Da gennaio che siamo venuti a fare Ullier, Bernina e Maloja in macchina. Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Era tipo il 2 gennaio, che a differenza del 2 gennaio 2019 che facemmo il trenino rosso e c'era tipo la bufera di neve e meno 14, a gennaio 2020 c'era il cielo senza neanche una nuvola, cioè neanche questa, è proprio zero. È vero. Flashback. Questo per voi, fans. Che freddo, fans! Gira insieme a me. Ciao, fans. Ciao, fans. Siamo a St. Moritz, il 2 gennaio, come l'anno scorso, esattamente un anno dopo. L'anno scorso c'era la bufera di neve, meno 14 gradi. Quest'anno c'è il cielo azzurro e ci sono meno 3, meno 4. Meno 4. Vabbè, fa comunque freschino. Lo scorso però... c'era meno 14. Sì, diciamo che è un po' diverso il clima oggi. End of flashback. L'unica cosa è che al Bernina c'era un vento della Madonna gelido. E comunque i passi d'inverno con la neve, che si vede solo la strada sul bianco, spettacolo. Bellissimi, sì. Poi fa di quei tramonti. Tax e Moritz. Tax e Santa. Rotonda con i brillantini. Perché c'è brillantini? Perché è una rotonda e femmina. Non è vero. Certo, se era rotondo non ce li aveva i brillantini. Rotonda di qualità.
e girano gli sgay qua. Ma era una Triumph rosa, inguardabile. Beh, comunque questo è il lago di St. Moritz, stanno facendo una gitarella in barca ai poveri. Mamma mia, perché io non sono nata tra i ricchi? Cioè, guarda questa casa! Però non è finita, eh? Magari hanno finito i soldi per costruirla. Non penso proprio. Beh, se vuoi ti posso fare una barchetta di carta tipo origami. Make una got. Make una pesciata nel cul. Guarda che bravi. Fila indiana. Tac. Fila indiana e tutti col caschetto. Comunque, fan, siamo usciti da St. Moritz. Cos'era? Corvette Z1. E proseguiamo finché troveremo sulla sinistra l'Albula Pass. Ah, guarda che bello. Famosa chiesa dove il campanile non ha il tetto. Penso neanche le campane. No. Taxi va verso Semedan. Samaden. Samaden. Vabbè, io con le pronunce tedesche... Che ignoranza. Quanta ignoranza. Ma io con le pronunce tedesche sono buono, eh. Mi sa che mi toccherà imparare il tedesco. Attenzione, sequestro di patente imminente. Suppongo di qua. Ah, limite generale 50. Purtroppo ha un problema molto grande questa moto, che ha il monitor inclinato proprio in modo tale che quando c'è il sole sopra... Sì, non vedi un c***o. Ve lo spara nella retina e se cercate di guardare la velocità, cosa che qui dovete fare molto spesso, niente, vi si scioglie la retina e diventate ciechi per sempre. Sulla nostra destra, oltre il campo, c'è l'aeroporto privato di St. Moritz, dove atterrano solo i poveri col jet privato. Certo che per avere il jet privato... Ne devi avere di sgay. Porca miseria. Non vorrei dire una stronzata, ma mi sembra di aver visto che davanti ci sia Heinz by Polizei. Ma va? La macchina bianca e rossa, la vedi? Ah sì, è vero. Comunque questa valle praticamente segue tutto il fiume, o il fiume che segue la valle, o è la strada che segue il fiume che segue la valle. Non lo so, Luna, sono confuso. Sì. Ma era avanti tanto l'Albula? Non mi pare. Tipo, verso una di queste viette, andando in su. Ma non questo paese. Ah sì? Sì. Ma 174 km, cosa facciamo? Benzina? O la facciamo dopo, quando torniamo in giù? Sì, beh, a parte che è quasi piena la moto. Qua era. Bene, siamo arrivati all'inizio dell'Albula Pass e dobbiamo cambiare le batterie della Sony prima che si spengono. Bene. Beh, meno male che almeno quelle della Sony non si gonfiano. Meno male. Ciao fans, siamo appena scesi dall'Albula Pass. Tipo così. Là in cima c'è l'Albula. Qui c'è Luna, comunque delusione somma, perché ve lo diciamo nella prossima storia.